aspettavamo il cosiddetto invasione delle attività economiche, perché venivamo da un periodo pandemico che ha messo in serie difficoltà tutte le aziende del paese, ma non solo. E appunto pensavamo che fosse un anno di bilancio, invece non è stato così. Devo dire che è stato un anno pessimo, pesante, anzi più dell'anno precedente, perché da un lato le aziende si sono impegnate a far sì che la fiscal battle si mettesse alle spalle il periodo della pandemia, però voi la guerra, visto che voi anche il problema della cara energia, quindi gas, energia elettrica, che sono arrivati questo alle spalle, in più il calo delle materie prime che mi ha portato un disagio impressionante alle aziende. Consideriamo che questi sono stati dei settori, quindi settore energivo, ma anche quello dell'edilizia, che hanno scontato, diciamo, delle serie difficoltà, perché anche dal punto di vista, diciamo, economico, il settore dell'edilizia ha avuto una batosta, perché il blocco dei crediti nei cassetti previdenziali ha portato un disagio alle imprese, che è stato importante. Paradossale, in sostanza, in tutto il mondo è diventato, perché si dire, un fattore negativo della gente. Segnalo però sempre sceso a fianco dei cittadini, avete anche partecipato in prima fila alle manifestazioni a Palermo. Sì, infatti noi non ci siamo, tra virgolette, fermati. Noi vi ricordo appunto che abbiamo organizzato degli eventi per manifestare questo disagio che ha coinvolto tutta l'imprenditoria provinciale, ma siamo stati anche presenti in prima fila, come se faccio un esempio, il caso della regione a Trapani, messo di impegni, io mi ricordo che i lavoratori, ma anche i dirigenti dell'organizzazione, quella giornata sono scesi proprio per le vie della città e hanno aiutato imprenditori che si sono trovati in quelle difficoltà. Ci sono imprenditori che hanno perso tutto, le materie prime, le attrezzature che non sono più funzionanti, ci sono messi a disposizione per dare un aiuto importante anche con l'attivazione di aiuto gentile con l'ambiente della lavoro più assistente. Quindi dobbiamo fare, diciamo, un punto di quello che è stato l'anno 2022 dal punto di vista, diciamo, proprio politico-organizzativo, noi abbiamo fatto la nostra parte, a difesa delle imprese. Ma invece dal punto di vista proprio governativo, delle istituzioni, a mio parere si poteva fare di più, e questo non è stato fatto.